Io e Miele, racconti a due mani e quattro zampe. Vi presento Luca Piergiovanni con Miele. Grazie. Hai scritto un libro, sì? Hai scritto un libro dedicato effettivamente a questo essere che, pensate, ormai è 14 anni che fa parte della tua vita. Sì. Quindi eri un ragazzo, sì, e sei cresciuto con lui. Eh sì, siamo cresciuti insieme, condividendo tantissimi momenti, tantissimi attimi di vita e tantissime esperienze. Allora, come nasce l'esigenza di scrivere un libro? Ma dedicato sì, a un componente della famiglia. Certo, assolutamente sì. Nasce da quest'amore che ho chiaramente per lui, ma anche per tutti gli animali in generale, anche dalla voglia, attraverso un libro, se possibile, di sensibilizzare tante persone per far capire loro che a un certo punto un cane non è un soprammobile, non lo si può adottare per così una bizza di un bambino, ma è un vero e proprio essere vivente che entra a far parte della nostra vita e come tale va trattato. E a differenza dei bambini, quelli veri esseri umani, cioè che crescono, diventano adulti e quindi diventano anche indipendenti, un cane non diventa mai indipendente. Dal momento in cui uno lo prende può solo che invecchiare, perché ha sempre bisogno del suo padrone, no? Eh sì, assolutamente sì, delle nostre cure, delle nostre attenzioni. Poi, ecco, è bello perché se ci dedichiamo a loro entriamo in totale simbiosi con... Sì, ma è un modo anche per... loro ci danno incondizionatamente, non ti giudicano. È vero. Vai fuori un'ora e tornano e torniamo e ci fanno le feste come se fossimo state fuori un anno, no? Sì. Poi è bello perché all'interno del libro praticamente tu racconti la tua esperienza, poi come accade nella vita si comincia a condividere, ti sei sposato, ti sei fidanzato e questa è bellissima la fotografia, no? Quindi anche lei ha adottato sotto un certo punto di vista Miele. Eh sì, Francesca. Ma com'è andata con Francesca? Si sono piaciuti subito? Sì, assolutamente sì. Abbiamo iniziato subito a condividere tanti momenti. Guardate, e ci siamo trovati a un certo punto anche in difficoltà, perché quando eravamo studenti universitari la proprietaria dell'affitto dell'appartamento in affitto dove ci trovavamo non voleva assolutamente perché animali. Perché te lo sei portato proprio dietro? Assolutamente sì, sempre. È un bel girellone, perché insomma ha girato mezza Italia con noi, quindi in quell'occasione lì dovemmo addirittura lasciare l'appartamento e ci trovammo, nel vero senso della parola, in mezzo a una via, però poi chiaramente... Quindi è proprio vero che dove non entra il nostro amico a quattro zampe non entriamo nemmeno noi. Ma infatti anche nel corso del tempo molti si sono sensibilizzati, i negozi, i ristoranti, perché effettivamente quando uno ha un cane, l'educazione di un cane a volte va oltre, no? E lui ci ha dato tanto e quindi... Come senti, dire, un aspetto particolare che si trova dentro il libro, un qualcosa che è accaduto, no? Sì, ma sono tutti quei momenti, anche piccoli dettagli. Io infatti dico sempre che questi libri qui alla fine educano anche buoni sentimenti, perché sono magari momenti così di vita, per così dire, a volte anche che noi diamo per scontato e che invece ci trasmettono tanti consigli per affrontare meglio l'esistenza. Cioè, loro ci amano, come dicevamo prima, in maniera incondizionata e nel nostro caso ci ha insegnato tante belle cose, ci ha aiutato a prendere la vita con più semplicità, con una miglior filosofia. Ti scandiscono la giornata perché loro hanno bisogno di andare fuori, perché devono fare i bisogni, quindi tu smetti ed è per questo che vengono consigliati anche a persone più anziane, no? Ovviamente non cani enormi, perché è però un cane che uno, voglio dire, ti fa compagnia, con il quale parli, a volte gli altri che non hanno gli animali non capiscono perché tu parli al tuo animale, per me già dire animale, al tuo compagno di vita. E effettivamente poi anche andare, quando uno nei canili, a prendere, adottare, è anche questo, no? Un po' l'aspetto che tu vuoi sensibilizzare. Assolutamente sì. E poi lui è un cane che si fa notare, perché ora è tanto no, ma nel senso che è un vero qua? È un vero Latin lover. No. Quante fidanzate?
Quante fidanzate? A una marea di fidanzatine, appunto a proposito di scansione della giornata, tutte le sue tappe per andare a fare l'aperitivo qua, l'aperitivo di là, e quindi sì. E poi racconto lì... Guardate, c'è anche il papillon, capite? Cioè te le seduci col papillon queste due canine? Eh sì. Hai fatto i canini tu, nel senso hai avuto figli? No, ancora no. E c'è stata un'occasione, la racconto, è esilarante, divertente, per cui a un certo punto nelle nostre passeggiate quotidiane abbiamo incrociato una signora italo-francese, ha iniziato a gesticolare, a dire couplage. E chiaramente io un po' frainteso nel momento, perché non riuscivo a capire a chi si riferisse, se a me o a Miele. Francesca? E poi dopo si è chiarita la situazione, per cui intendeva far accoppiare la sua cagnolina con Miele, quindi ci siamo accordati per fare questa cosa. Io ho puntato nel cellulare signora per accoppiamento, sì, perché per ricordarmi certo, bene. Certo. E dopo, passato un mese, mi ero assolutamente dimenticato di questa situazione, squilla il cellulare in casa e Francesca lo va a prendere e vede nel display signora per accoppiamento. Gli hai preso un colpo. Sì, direi di sì. Però era la signora Francesca che chiamava. Però chiamava purtroppo per dire che la sua cagnolina poi si era unita a un altro. E quindi è andata male. Miele, è andata la prossima volta. Comunque la cosa importante è che è guardare negli occhi i nostri amici a quattro zampe. Loro hanno degli occhi che non mentono mai. E anzi, ma come sei carino, Miele. E anzi, ci danno veramente tanto. Allora, se lui potesse parlare, quante cose dire. Senti, io so che hai presentato questo libro, Io e Miele, già in... dove? Sì, al Teatro Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano. E anzi, ne approfitto per ringraziare l'amministrazione comunale che mi ha dato questa opportunità, e l'assessore alla cultura Luca Gradi. E poi l'ho presentato alla libreria Edison di Arezzo. E sono andate e molto quindi bene, si può trovare tanto in libreria. Sì. È un modo per sensibilizzare a prendere un amico a quattro zampe. Sì. Ma la cosa è, sai che sono in aumento, no? Le adozioni, e anche persone che adottano un animale, un amico a quattro zampe. Allora, io ringrazio Luca Piergiovanni. Grazie a voi. Quindi Io e Miele racconta a due mani e quattro zampe un'esperienza di vita assieme ad un amico a quattro zampe per 14 anni. Grazie Luca. Grazie a voi.